Le occasioni capitano, però bisogna riconoscere, forse l'augurio più bello che a me viene da fare, per esempio a chi è più giovane, no? Riconoscere le occasioni della vita, riconoscere le proprie vocazioni e i propri talenti. Che ci sono. Leggere i segni, no? Proprio si parla di mitologia, no? di Eros, degli dei, dell'antica Grecia, è una cosa bella di tutti quei racconti lì. È la presenza degli dèi proprio, che poi in realtà potrebbero essere oggi in una società più razionale come la nostra, potrebbero essere intesi come i segni che la vita ti mette davanti, no? Le persone che incontri. Io tendo a identificare spesso le persone con gli dèi dell'antichità, no? Quindi incontro delle Venere, incontro degli Hermes, o come si chiamano, dei Mercuri. Hermes fa popolare. Sicuramente hai delle suggestioni. Però non mi capita anche a voi a volte, no? Di incontrare, di fare un incontro nella vita e di accorgersi che quell'incontro in qualche modo è un passaggio del destino, no? Proprio quando si legge l'Odissea è la stessa cosa, no? Quando lui incontra due personaggi che poi sono dei, sono divinità incarnate o trasportate, cioè è interessante questa cosa. Mi sembra che una lettura così dell'esistenza sia arricchisca l'interpretazione del tipo di giustizia. A me è molto caro. Tutte le grandi storie della mitologia è talmente bella che ammutolisce, no? Cioè, l'ascolti e fai fatica, no? a commentarla. Io lo so, si riesce a commentare una partita di pallone, si riesce a commentare anche un fatto di cronaca, però una storia così è difficile, no? Perché è talmente già spiegata in sé, in fondo, che io riesco poco a... mi sembra che ogni parola detta dopo la impoverisca, no? È un po' come quando ti chiedono di... quando uno prova a spiegare, no? Non parlo delle mie, parliamo di delle canzoni in generale, di tutte le canzoni, no? A raccontare una canzone, a spiegare una canzone, no? È impossibile, e ogni tentativo poi impoverisce quella magia che sta in piedi per un equilibrio misterioso. E così funziona con la mitologia, no? È chiaro che questa storia è la storia di tutti noi, è la storia di tutti quelli che si sono innamorati, è la storia di tutti quelli che in qualche modo hanno avuto a che fare con... Ah, vedi? Pensa a te. Ora si sente? Siamo così? Sì. Meglio. Perfetto. Si sente meglio? Scusate. Sì! Che timidi, potevate anche dirlo prima. Dicevo, non è la storia di tutti? Non è esattamente così, no? Esattamente così. È proprio così, non me la fate spiegare, dai, la rovino, dai. No, la rovino, la sciupo proprio, si direbbe in Toscana. No, non la sciupo, io non te la voglio far sciupare, però che tu abbia una dimestichezza, una confidenza con i classici, con le citazioni, con le storie antiche, posso citarti? Amor con l'amato, amar per l'amato. Ma porco cane, lo scrive, no? Cioè, tu sei l'autore originale? Allora facciamo un gioco. Cioè, vuol dire che l'ho copiato da qualche parte? No, non l'hai copiato, l'hai rubato. È nei nostri mestieri rubare, cioè copiare, che è insopportabile. Ma rubare si può. Tu hai fatto una cosa straordinaria. Io mi ricordo anche che ci furono poi non delle discussioni, ma degli apprezzamenti anche da parte di intellettuali assai valutati. Dicevano, che meraviglia, questo ragazzo, perché tu ragazzo... Sì, che me l'ho ritrovato, il testo di quella canzone l'ho ritrovato in un libro dell'Accademia della Crusca, che è una cosa importante. Che lo dico per i più piccini e non è un regolatore intestinale, si può mai sapere. No, spiega su cos'è la cadena della Crusca. No, è un... cos'è la cadena della Crusca? L'Accademia della Crusca è un organismo che si è, credo, autoproclamato, ma sono...
parecchio tempo, custode tuttora della purezza della lingua italiana. Più o meno, pensa un po'. Però quel testo l'ho ritrovato proprio in una pubblicazione dell'Accademia della Crusca su, che parlava dell'italiano nelle canzoni, quindi sceglieva una ventina di canzoni italiane del Novecento e mi ci sono trovato in mezzo proprio con quel pezzo. Quindi mi ha fatto piacere, mi ha anche un po' chiaramente stupito. Sì, però tu dici. Io ero un pezzo hip hop che poi in realtà dimostra proprio la provenienza da stradale di quella cosa, no? Nel senso che lì c'è un po' di liceo scientifico mischiato con un po' di vita vera, giusto? Per cui quella cosa lì genera poi. Suppongo che il liceo scientifico sia il Porto Cane. Di aver avuto. A un certo punto le mie canzoni hanno incontrato il pubblico in una maniera diversa, no? All'inizio lo incontravano in modo un po' casuale e così, in modo incontrollato forse, io stesso non sapevo che cosa succedeva. Poi a un certo punto c'è stato un passaggio e questo passaggio ha avuto proprio uno degli eventi responsabili di questo passaggio è proprio il mio riscoprire, andare a rileggere la poesia prima di tutto, che avevo rifiutato da ragazzino, no? Perché a scuola faceva un po' fatica. E poi la storia della mitologia, c'è quel di mitologia, quel famoso libro I miti greci, no? Quel librone grosso dell'autore inglese, credo che sia, che è comunque che me lo sono portato. Beh, anche loro, secondo me. Camminare se c'è. Ma la mitologia nei giornali, nei quotidiani, è veramente quotidiano. Però oggi dobbiamo parlare di amore e canzoni. No, non dobbiamo parlare, ma sì, oggi siamo liberi. Tu titolo, puoi parlare assolutamente di quello che ti. Che mi piacerebbe sapere quali sono. Allora, sono una decina d'anni che al primo posto c'è sempre il locale. Allora, io adesso mi fanno Regina aiuto a rinnovare Dolorem, perché qua siamo con le citazioni dei classici. Che è difficilissimo, esatto, però mi hai una volta, mi hai deluso nella vita, perché un po' di anni fa ci si incontrò a una cena, ti ricordi? E tu mi dicesti, perché con Toscani si finisce per passato remoto, che ti era venuta questa idea di fare l'Orlando Furioso in teatro. Io ti dissi assolutamente sì. Lo devi. Però è quella cosa che non farò mai, però. perché in realtà non facendola è meglio. Succede che tu hai un progetto che ti serve per fare tutti gli altri progetti meno che lui, no? È vero. Però ti serve, lo tieni lì, è come il è una cosa che è un orizzonte, no? Che tu ti sposti di un passo e l'orizzonte si sposta di un passo. E tu dici, io prima o poi ci arrivo di là. Per cui fai quel passo. E in realtà la tua vita è fare quel passo, non è raggiungere l'orizzonte. Per cui l'orizzonte per me è questa idea che ho da una decina d'anni, che mi piacerebbe fare in qualche modo tradurre in una lingua spettacolare in qualcosa quell'energia, perché poi si tratta di un'energia che c'è dentro quella lingua, un'energia che c'è dentro quel libro, che ogni volta che lo apro mi viene voglia di farlo. Vedete Cavaliere all'albi di amore, queste quattro parole qui, no? Insomma, è un libro incredibile, perché poi è proprio come la vita, e poi è un po' mi assomiglia nell'atteggiamento, ovvero cambia discorso continuamente, lascia le storie a metà. Non finisce mai la cosa, nessuna storia finisce mai, no? Inizia una storia, poi a un certo punto la molla e passa da un'altra parte, poi la molla e inizia un'altra, e questo non è che a un certo punto arriva a una conclusione, no. A un certo punto, tra l'altro, il poema finisce, ma non è finito, finisce e basta. Però lei mi dice, come finisce? Non finisce. Ed è un po' così è sicuramente così. È un po' come avete presente quando vi trovate alle feste. Io inizio a parlare con te. No, alle feste a cena, quello, pizzeria. Inizio a parlare con te. Gli altri parlano, no? Lella, come stai? Che stai facendo? Tutto bene? Poi senti un altro, ti giri e tu come stai? Inizia un altro dialogo, poi tu ti metti a parlare. No, io intanto piango, non ho me, ma le ragazze che sono qui mi capiscono. Allora, racconta questa cosa come se la guardasse dall'alto, per cui racconta queste cose, sposta, fa proprio come un regista, no? Sposta la camera e racconta un'altra scena. Quindi per un lettore dell'epoca potete immaginare cosa poteva essere questa cosa. Poi era fatto per le corti, per cui tutte le sere veniva raccontato un
incanto, quindi immagino questi signori, queste damicelle che ascoltavano questa cosa. Insomma, io mi sono innamorato di questo poema e mi ci sono talmente affezionato che lo uso come una specie di carica batteria del telefonino. È presente? Cioè, nel senso che ce l'ho lì, ce ne ho tre copie, in ogni posto dove in qualche modo mi capita di vivere lo tengo, ce l'ho anche nell'iPad e ce l'ho anche nell'iPhone. Perché c'è un'applicazione che permette che si scarica con l'orario trascurioso e lo leggo, non so, le leggo un po' quando aspetto mia figlia che esce da scuola. E ogni volta mi viene voglia di scrivere una canzone. Ti posso fare una piccola provocazione? Sei sicuro che questa cosa del inanellare storie che poi non finiscono turbasse o potesse sembrare curiosa ai contemporanei di Ariosto? Secondo me questo è un pensiero nostro, è qualcosa che notiamo noi. Quello che c'era di meraviglioso nella poesia narrativa era proprio quella di buttare là suggestioni e storie. La bellezza era il viaggio, non la meta, e lo svolgimento. Certo, quella la nostra realtà. È possibile che sia la natura nostra di oggi, che invece abbiamo l'ansia di avere tutto sistemato per un inizio, uno svolgimento, ma una fine. Condizionata molto la nostra, poi dal cinema americano, no? che ci imbocca proprio, no? Il cinema italiano non scherza. Anche però poi gli americani hanno inventato la necessità del lieto fine, tutta una serie di la necessità poi di una conclusione, bisogna uscire dal cinema sazi, no? E questa cosa qui ci ha condizionato probabilmente. Non lo so, poi non sono. Però secondo me sono due cose diverse, la conclusione e la spiegazione. Mi piace pensare le canzoni il più possibile svincolate da ogni tipo di collocazione accademica. Proprio. Infatti quando a volte intanto vengono fuori le scuole per gente che scrive canzoni, no? Mi sembra, l'ho sempre trovato totalmente assurdo, no? Dico, la scuola per scrivere canzoni è andare in giro, cioè innamorarsi, è fare a botte, è impennare con un motorino, no? Non c'è nessuna scuola migliore di quella, no? Poi adesso sento un suonino di un cellulare, mi viene proprio in mente anche quanto la tecnologia influisca, abbia influito, per esempio sicuramente il linguaggio degli SMS negli ultimi anni, anche nella mia scrittura, per esempio, ha avuto un ruolo. Mi sono trovato spesso a pensare alle canzoni come se fossero delle piccole compilation di SMS, ma questo non voglio sminuirle con questo, perché c'è un grande lavoro dietro. Ci metto un anno io a fare un disco, ci metto anche un anno e tutti quelli prima. Perché metà di quell'anno basta leggere però insomma è un grosso lavoro, però oggi la velocità della comunicazione, no? Il fatto che sappiamo che l'attenzione, la soglia dell'attenzione si è abbassata molto, no? Per cui dobbiamo riuscire a colpire, a essere efficaci con due parole, no? Quindi diventa sempre più difficile e quindi anche sempre più avvincente. E io ultimamente ci sto provando, insomma, ci sto lavorando a questo. E quindi, però in tutto questo la poesia è una delle madri. Allora, eravamo al top 10, siamo rimasti al top per ora. Cioè abbiamo... ma ve ne posso dire, non so. Gli sudamericani a me piacciono tanto, Mario Benedetti è un uruguaiano fantastico, anche molto bravo, mi piace chiaramente Neruda, mi piace, mi piace Octavio Paz, no? Che ha scritto una poesia, Perla del Sol, che è meravigliosa, Pedro Salinas, che credo sia uno spagnolo, che ha scritto delle poesie d'amore di una bellezza folgorante, poi mi piacciono gli italiani, mi piace Dolce Stilnovo tantissimo, perché credo che in quel momento Guido Cavalcanti, insomma, quelli lì abbiano fatto veramente il rock and roll di quegli anni, ma sul serio lo dico, insomma, si veniva da una poesia molto, molto diversa, loro hanno creato queste forme molto brevi, e mi piace tantissimo il Dolce Stilnovo. La poesia che si studia a scuola in genere è sempre strepitosa, no? Leopardi è meraviglioso, Ungaretti è una delle mie grandi passioni, e anche Ungaretti saggista mi piace molto. Ungaretti è meraviglioso, Montale fa paura. Volevo fare una domanda proprio a Lorenzo, perché l'ho sentito anche a Fazio l'altra sera e diceva che lui sempre di fretta, no? Che
ha sempre questi pensieri velocissimi e quindi mi fa pensare proprio a una razionalità estrema, però poi è anche bravo a sapersi fermare e a saper provare le emozioni. Quindi da una parte vedo un uomo che corre sempre, ma dall'altra parte vedo anche un bambino che sa fermarsi e quindi mi chiedo quando ti fermi. Sì, guarda, non so rispondere alla domanda perché riguarda... No, però posso darti una risposta a un'altra domanda. Non mi interessano mai. A me interessa sempre il linguaggio, è la cosa che mi interessa di più, in un libro, nel cinema, nella musica, mi interessa sempre il linguaggio. E quindi della trama mi disinteresso completamente. Se un film proprio mi piace tanto, io proprio non so che cosa sta succedendo. Più mi piace, se io mi ricordo la trama, vuol dire che è un film che non è un granché. Non so se è così anche per te. Però... Non lo so, ma sono totalmente d'accordo. Anche perché, no, ma è una cosa molto più profonda di quello che può sembrare. Se una storia, un'intuizione artistica ha trovato una sua forma in quel modo lì, che sia un film, un'opera d'arte, una canzone, un sonetto, è inutile raccontarla, bisogna andarla a guardare, ascoltare in quella forma lì. Non si può fare il bigino di tutto. Sì, per questo che a me l'Orlando Furioso in realtà mi interessa proprio l'Orlando Furioso, mi interessa il linguaggio, mi interessa la vita che c'è dentro. La vita che c'è dentro. Ok. E un'altra domanda. Allora, anch'io ho studiato, durante l'ora di religione, la canzone Questa è la mia casa. E le volevo, cioè, però non ho capito. Parla un po' di tutte le religioni. Sì, è una specie, diciamo, ma volevo chiederle il significato, perché non l'ho ben capito.